Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti a questa nuova lezione della pizzica di San Vito, però quella semplice. Bene, in questa lezione vedremo, siamo arrivati praticamente nella lezione precedente con il ribattuto, che è abbastanza difficile, quindi qua. Questi due righi sono uguali, sono la parte B ripetuta. Andiamo avanti. Oggi vediamo di qua, quindi, però qua c'è da dire una cosa, perché la parte uguale, questo è proprio uguale, cambia solo una nota che poi vi indicherò. Uguale alla pizzica di San Vito, quella, la seconda versione. Quindi, se non sbaglio, l'ultimo video, l'ultimo e il penultimo video, quindi dell'altra pizzica. Beh, vi metterò sotto questo video il link dell'altro video. Insomma, è inutile fare una lezione per una nota che cambia, perché in questa partitura cambia solo una nota. Vi cerchio le note che cambiano rispetto all'altra. L'altra versione, quindi cambiano solo queste, il 5, che come vi dicevo nella lezione precedente l'ho semplificato, quindi semplificandolo ovviamente ho tolto quell'inversione del mantice e qua verrebbe alla fine così, quindi qua attenzione, il 5, lì invece facciamo un'inversione del mandice. Però potete anche farla, quindi continuate a chiudere, quindi questo vi faccio studiare solo questa parte, questa qui, che questa è l'unica che cambia. La vediamo insieme, poi il resto è uguale all'altra. Vabbè, cambia un'altra nota più avanti, ma niente di che. Quindi ancora questo. Nell'altro video vedevate l'apertura, che va bene, sono un po' più difficile. Invece il 5 qui sotto. E quindi le fate tutte in chiusura. Andate avanti, quindi. Ancora questo. Ancora questo. Ancora questo. E fatelo ore e ore. Invece il rigo di sotto è questo, siamo col 2. Nella lezione precedente, insomma, nella stessa lezione dell'altra pizzica, insomma, avete l'inversione del mantice, così. Che è un po' difficile. Qua un 2, ecco qua, qua da modificare, benissimo. E quindi è così. La cosa che cambia qui è questo, il 5. Va bene? Quindi nella lezione precedente ci stava, lei precedente dell'altro che metterò sotto il link, è così. Questo. E la trovate anche alla fine di questo, eh? L'esercizio numero 4. Per chi la vuol fare normale, basta che si vede tutto il video e lo fa come scritto. Ecco qua. E qua invece col 5. Ancora questo, quindi senza l'inversione del mantice, perché inizia difficile. Quindi con l'inversione la eliminate. Il video è lo stesso, la parte ve la mostro. Questa è quella di prima col 5 e questa è quella di dopo. Studiatevi solo queste parti, anche se non capite dove vanno messe, non vi preoccupate, perché con la partitura sarà più semplice. E poi, seguendo tutto il video precedente, dove avete difficoltà, che avete questo movimento di mantice veloce, è proprio quella parte che abbiamo studiato insieme. Bene, poi un'altra cosa che cambia qui è gli altri due pezzi qua. La pagina successiva, beh, qua abbiamo la stessa cosa. Qua in due. Tutto in diretta, ecco qua. Vedete, abbiamo questa parte che è sempre quel fa solo il 5 cambia, poi il resto è tutto uguale a quell'altra lezione, uguale a quella che abbiamo visto prima, e qua ancora uguale, abbiamo il 5 e cambia solo a posto del 2 in apertura, che è lo stesso 2, e il 5, tutto qui, niente più di questo. Quindi sono gli stessi blocchi, va bene? Quindi è semplificata. Bene, poi andando avanti abbiamo nuovamente ripetuta la parte B, notate, ci sta una ripetizione della parte B, e poi possiamo anche finire questa lezione, insomma, finendo proprio questo
blocco. Ovviamente andatevi a vedere prima quel video che vi ho detto, quello che metterò postato sotto questo, metterò il link nella descrizione, in modo che lo andate a vedere, oppure cercherò un modo per farvelo capire in modo più semplice. Ora, gli ultimi due righi non è altro che la parte B variata, cioè è questa, vedete? La parte B è questa. Vabbè, già la conoscete, fate questo. Dovete ripetere 4-3-2. Allargate, stringete, poi 4-3-2, 4-3-2. Quindi è questo. Solo che si ripete una nota alla volta, a terzine. Napoli, 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 Napoli. Poi allargate, Napoli. Una volta sola, restringete, Napoli, e poi nuovamente Napoli, Napoli, quindi è questo. È uguale a prima. Però vediamo ancora questo, quindi allargate, restringete. Ancora questo, quindi lentamente Napoli. Allargate. Una volta sola, restringete. Poi 4-3-2, due volte. Vi metto in video ciò che dovete fare, questo rigo, così va bene, è semplicissimo. Bene, lo ripetiamo insieme, 4-3-2, nuovamente, il 4 cerchiato, 3 cerchiato e 2. Due volte, poi allargate, una volta sola, restringete, una volta sola, poi 4-3-2 per due volte, e sarà così, quindi Napoli, 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 allargate, restringete due volte, mettendo un metronomo a 52, e così, Napoli, Napoli. Allargate, Napoli, restringete. Ancora questo, lentamente. Cerchiati due volte, allargate, restringete due volte. Questo è uguale a prima. Questo rigo di sotto è uguale, quindi basta tirare solo un rigo. Quindi 4-3-2, 4-3-2 per due volte, così lentamente. Napoli, Napoli. Poi 4 cerchiate, 3 cerchiate, 2 per due volte. Poi allargate una volta solo. 4 cerchiate, 3 cerchiate, 2, così. Restringete 4 cerchiate, 3 cerchiate, 2, una volta sola. Poi 4-3-2 per due volte. È così. E poi prosegue il rigo successivo uguale. Poi che succede? Si fa, vabbè, lo velocizzate man mano con calma e poi riprende tutto da capo per finire dove c'è scritto qui. Fine. Finisce qui. Fine. Va bene? La rivedete più volte quando finite, va bene? Bene. Per questa lezione, insomma, va bene così, ripetete con calma. Mi raccomando, a questa parte che ho indicato prima, è uguale, ho pensato di non fare un video per due note che cambiano, insomma, non ha proprio senso, quindi vi impegnate anche un po' voi, insomma, a cambiare solo quella nota, non ci vuole nulla. Bene, andate con calma, se avete qualche difficoltà mettete, diciamo, un commento, vi risponderò non appena potrò. Non mettete subito i bassi, sarà l'ultima cosa. Bene, per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!